Ciao ragazze, allora innanzitutto dovete scusarmi per questi capelli a mo' di paglia, ma li ho appena lavati e nonostante io abbia passato sia il fondo che la piastra con questo maledettissimo e bruttissimo, schifosissimo scirocco che io odio, i capelli non si mantengono per come io vorrei. Comunque, chiudiamo questa piccola parentesi e sorvoliamo subito a cosa tratta questo video? Allora, questo è un video review haul, quindi per farvi vedere i miei nuovi acquisti fatti da Kiko come devo dire, in due volte differenti. Quindi, cioè, sono andata prima tipo circa 2 settimane fa e la Allora, io settimana la scorsa. 2 sì. settimane fa, quando sono andato, ho trovato l'offerta su tutti i lip gloss a 3 euro. E la settimana scorsa, ritornandoci, ho visto che c'erano degli ombretti, quelli della nuova collezione, a 3 euro. E quindi ne ho approfittato a prendere qualche ombrettino che mi mancava come colori, che magari avevo nella palette o che magari ho terminato di altre marche, e quindi ho voluto provare, già che di questa offerta, ho voluto provare i nuovi ombretti della nuova collezione di Kiko, che devo dire veramente sono buoni. Allora, adesso passiamo a farveli vedere, altrimenti non finisco più di parlare. Allora, ho preso questo nero numero 84, che più nero non si può, mi sa, che è un nero opaco. Vabbè, non fate caso a questi brillantini, ma io per la fretta l'altro giorno ho preso un pennello già usato con dei glitterini sopra e l'ho impiastricciato qui dentro. Quindi diciamo che in superficie ci sono questi glitterini, ma che tranquillamente vanno via. Quindi vi faccio uno swatchino. Guardate, guardate quanto è nero intenso. Allora, ragazze, io sto avendo coraggio a farvi vedere le mie mani, ma sono in uno stato pietoso perché, nonostante sia andata al dermatologo, non stanno riuscendo a capire che cosa ho su queste schifosissime mani. Guardate un po', cioè, è una cosa inguardabile proprio. E aspettate che mo stanno meglio, però ieri stavano proprio a schifo. Poi si spaccano. Ecco, guardate per esempio qui che stanno già iniziando a spaccarsi e sta continuando anche lungo tutto il braccio. Dicono che sia una dermatite da contatto, dei detersivi, quelle cose lì, quelle sostanze chimiche molto aggressive, visto che io con la mia testardaggine non uso mai i guanti quando faccio le servizi di casa, quando lavo i piatti, perché mi piace sentire il contatto con le cose e io odio usare i guanti. Però mi sa che è arrivata l'ora che mi tocca, perché col lavoro che faccio, guardare queste mani non mi sembra il caso. Quindi guardate solo il colore, non guardate la mano. Allora, questo è il nero. Tenete presente che non ha nessuna base sotto. Ed è veramente un nero intensissimo ed è il numero 84. Poi abbiamo il numero 05, che è un color carne, opaco sempre. Questo qui. Eccolo qui. Poi abbiamo questo marroncino, il numero 125, che è una specie di marroncino con qualche mini glitterino, ma proprio mini. Anche questo è veramente bello. Sulla mano non rendono tanto, però sull'occhio
danno il loro effetto questi ombretti, mi piacciono tanto tanto tanto. E infine come ombretto ho preso il numero 25, che è questo dorato. Mamma, questa è una cosa strepitosa come colora. Eccolo qui. Cioè, veramente, ragazze, guardate che effetto che fa rispetto agli altri. Questo è veramente ultra pigmentato. Io vi consiglio di correre da Kiko, visto che comunque c'è lo sconto di 1,90 euro, 2 euro su questi ombretti, che comunque, se non sbaglio, il prezzo normale, il prezzo pieno stanno 4,90 euro, mentre adesso con l'offerta stanno 3 euro. Secondo me è un buon prezzo, anche perché qualitativamente gli ombretti Kiko li trovo molto, molto buoni, che comunque sia durano davvero tanto tanto. Quindi questi sono gli swatches, che comunque vi farò una foto. Adesso passiamo ai lip gloss. Allora, io non so se vi ricordate che in un video, sempre haul di Kiko, vi feci vedere il super gloss. Se non erro, il primo video haul di Kiko da quando ha aperto qui a Brindisi. E ho parlato tantissimo bene dei super gloss, che sarebbero questi qui. Non so se ve ne ricordate. Comunque, nel caso, vi metto il link di quel video qui sopra. Allora, quindi ho preso questi tre colori, visto che anche loro stavano a 3 euro, quindi ne ho approfittato. Allora, ho preso il numero 107, che è questo violetto con dei micro glitterini sul fucsia, fucsia rossi. Non so se li vedete, forse sì. Veramente bello. Anche un po' sul blu. Poi preso il numero 108. Non so se vedete. Che è questo rosa antico, diciamo, con dei micro, ma proprio micro glitterini sul bianco, sul fucsia, un miscuglio, però sono davvero microscopici, che non si vedono nemmeno. Ed è questo qui. Forse riuscite a vederli dalla videocamera. E poi ho preso il numero 106, che è questo rosa, sembra più un color satinato, perché è molto luminoso, però non ha glitterini all'interno, almeno non sembra. Ed è questo qui. Molto bello. Adesso vi faccio gli swatch. Allora, questo è il numero 108. Questo è il numero 106, quello a fianco. E questo è il numero 107. Belli, vero? Davvero, davvero belli. E poi la cosa che mi piace è che comunque sia durano. Sono dei lip gloss che, a differenza di tanti altri, durano. Ovviamente durano se non si mangia, se non ci si bacia. Cioè, come la metti deve stare, non devi fare niente con la bocca, ecco. Niente, ragazze. Vi li faccio rivedere un attimino. Mamma, quanto mi piacciono. Niente. Quindi, li ho pagati 3 euro l'uno, sia il lip gloss che gli ombretti Kiko.
però non vi so dire quanto stanno, non me lo ricordo bene più che altro, ma se non sbaglio 4,90 euro, però non voglio dire una cavolata, nel caso andate a vedere sul sito Kiko. Però ragazze, veramente, io ve li straconsiglio, più che altro gli ombretti, perché sono veramente pigmentati e a 3 euro, cioè, mi farei una bella scorpacciata. Anche se, sinceramente, devo dire che sto comprando veramente tanti ombretti Kiko e non so più dove mettermeli. Niente ragazze, questo è tutto, spero che il mio video vi sia stato utile, vi mando un grosso bacio al prossimo video. Ciao!